nella città del futuro, che immaginiamo il nostro capoluogo di regione interamente pedonalizzato, diventa strategico dare i parcheggi e i servizi alle persone che vorranno accedervi, quindi rendiamo funzionale una porzione del nostro centro storico e una fruibilità eccezionale. Poi ripeto, ci sarà un grande parco urbano a ridosso delle mura, quindi oggi è uno stato di abbandono che domani invece le famiglie con i bambini porteranno a giocare e faranno vivere. Quindi aggancerà un mega parcheggio al centro storico della città, non solo un ascensore ma anche un parco urbano a ridosso delle mura per riqualificare nei più alti standard paesaggistici questa zona della nostra città. E questi sono gli interventi un po' più complessi da gestire, perché sono quelli in cui l'inserimento nel contesto storico diventa più difficile, però sono anche le sfide che ci piacciono. E questo è proprio un intervento che abbiamo condiviso con il Consiglio, anche nelle soluzioni, negli elementi di dettaglio, confrontandoci, cercando di comprendere le esigenze dell'opera da una parte e quelle del contesto in cui l'opera si inserisce. È un progetto cui io tengo particolarmente, proprio perché ha visto da qui nascere questa grande collaborazione con la Regione, di cui vado molto molto fiera. Oggi condividiamo i progetti a monte in modo che già arrivino nelle nostre autorizzazioni, sui nostri tavoli condivisi. Quando c'è questa collaborazione, quando c'è condivisione di intenti, poi il risultato finale è sempre un risultato di qualità, come in questo caso.